È finita la prima amichevole, siamo con Daniele Ricci. Allora, buone indicazioni, risultato a parte, la sua squadra ha vinto per 3-1, ma credo che a parte i numeri c'è da sorridere per quella che è la condizione della sua squadra. Ma stiamo lavorando molto e lavoreremo ancora di più le prossime settimane. I ragazzi penso che abbiano un buon concetto di squadra. Però da questo a dire che giochiamo bene, secondo me ce ne passa abbastanza. O dire che siamo forti ce ne passa anche di più. Credo che ci sia una squadra buona, una squadra, mi sembra, anche in questa prima uscita e anche negli allenamenti che facciamo. Non è che sono particolarmente soddisfatto, sono soddisfatto del fatto che alla fatica hanno reagito, hanno giocato meglio all'inizio, poi dopo sono calati, hanno reagito abbastanza bene, però penso che dobbiamo lavorare molto. Una preparazione fatta di tante doppie sedute, di tanto lavoro, certamente per farsi trovare pronti a quelli che poi sono gli appuntamenti importanti, gli appuntamenti che vedranno questo palazzetto gremito, ossia all'inizio del campionato. Beh, speriamo che sia gremito, soprattutto che se perdiamo qualche partita non ci abbandoni, perché qualche partita la perderemo sicuramente. Il fatto della preparazione ci alleniamo tutti i giorni, quasi tutti i giorni, due volte, facciamo qualche stop qualche sabato, qualche domenica, però penso che sia della benzina che mettiamo nel serbatoio, speriamo di tirarla fuori quando serve, però è doveroso fare così, cioè non è che possiamo fare. Non è che possiamo pensare di giocare bene non lavorando meno. Credo che anzi dobbiamo lavorare di più, perché questa sera dal punto di vista del gioco alcune cose non sono andate così bene, per cui credo che sia necessario lavorare ancora molto, specialmente sull'intesa dei giocatori dal punto di vista tecnico. L'intesa dal punto di vista morale mi sembra che ci sia, perché lo verifico tutti i giorni, anche nella partita di oggi, insomma i ragazzi anche quando hanno giocato peggio sono rimasti uniti, sono cose abbastanza buone, ecco, direi che